Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, Serena Codognola, ovvero la Scemorandi. E Leonardo Feltrina, ovvero Camicia Rosa. Hai visto, l'ho fatto per te, per grazie, essere intonato al tuo vestito. Siamo in dépendance. No, in dépendance, in pandance. Ah, ok. Dépendance, uno ci va in vacanza. Vabbè, comunque ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati. Ecco, cara Sere, cosa ci racconti oggi? Guarda, più che raccontare, cucino. Comunque, farò una cosa che faccio sempre, cioè, quando mi arrabbio un'altra volta. Cioè lanci le pentole. No, la ribollita. No. E poi quello che... Vabbè, non fa nessuno... L'ho capita dopo. E gli gnudi. E gli gnudi, questo non, per fortuna non abbiamo contestualizzato questa ricetta, quindi viaggio in Toscana oggi, sono due ricette tipiche della Toscana. Maremma! Sì, è quello, ma insomma, la ribollita, possiamo dire, di tutta la Toscana, insomma, una cosa... molto molto buona, piatti poveri ma effettivamente pieni di gusto, ok? Sì. Altre cose? Ma intanto ho una sete da matti perché sono molto emozionata. Come potete capire, quando c'è Scemorandi c'è gioia, parafrasando un'altra frase, allora noi ci beviamo la nostra acqua buona. Ok, siamo... beh, ma non hai niente da raccontarmi tu? No, tu cosa farai oggi per aiutarmi? Niente, io racconterò, insomma, cercherò di raccontare le tradizioni legate a queste due ricette e poi soprattutto cercherò anche di seguire i tuoi procedimenti per imparare. No, se avrai bisogno... No, se avrai bisogno io sarò a tua disposizione, so, per fare qualcosa, so, sai che... Stai attento a dirmelo. No. Cominciamo bene, allora rimanete con noi, noi brindiamo, rimanete con noi, vi lasciamo a pochissima pubblicità, quindi state lì che tra poco comincio Due Chiacchiere in Cucina. Eccoci ritornati in cucina, pronti per cominciare la puntata di oggi di Due Chiacchiere in Cucina, appunto. Serena Codognola già pronta, la nostra Scemorandi. Io nel frattempo ho aperto il mio banchetto oggi. Sei al mercato praticamente. Sì. Signora, quanto fa le... Non te lo imito perché urlo troppo, rischierai di spaccare le orecchie a tutti. No, anche perché sono il microfono amplifica e tutto questo. Allora, tante verdure, ovviamente abbiamo detto che stiamo per preparare la ribollita, quindi questo piatto tipico toscano. Poi scopriremo anche qualche curiosità legata a questo piatto, ma prima di tutto andiamo a vedere l'elenco degli ingredienti che Scemorandi ci ha messo proprio come regola. Non si va fuori da questi ingredienti. Allora, 500 g di fagioli cannellini precotti, in questo caso useremo 400 g di cavolo nero, 100 g di cavolo cappuccio, 100 g di patate e 100 g di bietole. Poi 3 pomodori grandi, 3 coste di sedano, 2 cipolle grandi, 2 carote grandi, 8 fette di pane toscano, 3 spicchi d'aglio, salvia, rosmarino, olio, sale e pepe e peperoncino, giusto, anche tutte le spezie tipiche. Allora, questo è un piatto tradizionale, la ribollita. Rido perché avevo cioè, che lasciato... Hai fatto? Sei dimenticata qualcosa? Come sì, l'avevo nascosto. Hai fatto la fuga in frigo. E vabbè, voglio dire, si dimentica sempre qualcosa anche i banchetti del mercato, come in questo caso. Allora, ribollita, che tra l'altro io ho detto questi sono gli ingredienti proprio categorici, in realtà scherzavo perché sono varie versioni della ribollita, però insomma ci sono degli ingredienti cerchiamo chiave. Cerchiamo oggi che siano... di attenerci più o meno alla ricetta originale. Chiaramente questo è un piatto tipico della stagione invernale, lo dice anche
l'elenco delle verdure, tranne il pomodoro, ma questo è il pomodoro che viene utilizzato nella ribollita, un pomodoro che è di stagione più avanti, quindi insomma potrebbero essere stati anche i pomodori vecchi, certo, che venivano buttati in questo minestrone che ha, insomma, poi lo spiegherai anche tu, il nome ribollita da dove viene. Non voglio rubarti. No, no, non sia mai. Allora, guarda, visto che è un po' lunghetta, sì, la cosa, io intanto vi dico che dovete prendere una bella pentola, insomma, dove cuocere la vostra ribollita. Questa è un'informazione chiave, effettivamente. Andare a scaldare un pochino di olio extravergine di oliva. Andiamo a pulire lo spicchio d'aglio, che poi in realtà va tolto, quindi io farei così, lo metterei in camicia, così. E poi andiamo a mettere le mie erbette che ho portato, queste le ho portate davvero dal mio banco del mercato, no, in realtà dal mio giardino. E andiamo a mettere la salvia e il rosmarino. Li taglio finemente e poi li metto nel soffritto. Appena sento il profumo, no? Ricordiamoci, sì, che qui la mia cucina è sempre fatta di... si utilizzano i vari sensi, quindi non solo vista, ma anche l'olfatto. Tolgo lo spicchio d'aglio e poi vado a mettere sedano, carote e cipolla che io ho già tritato. Perfetto, per fare soffritto. Quindi una base di soffritto, ovviamente con le erbe aromatiche inserite subito, insieme allo spicchio d'aglio. La cosa molto interessante, noi parlavamo delle varie versioni della ribollita. In realtà la ribollita ha due ingredienti fondamentali, o meglio tre possiamo dire, sono le cipolle, il cavolo nero e il pane. Questi sono proprio i tre ingredienti che vanno a diciamo così, a timbrare, no? A dare questa identità al piatto. Il piatto che poi ha un nome che cioè più che altro parla di un metodo. Sì, è un metodo per di cottura, nel senso che si parla di un qualcosa che viene bollito e ribollito e riscaldato. Ma sugli ingredienti abbiamo solo una testimonianza di un personaggio meraviglioso che tra l'altro era il compositore di madrigali della corte dei Medici, che era Giovanni del Turco, che proprio aveva creato questo, diciamo così, questo scritto un po' colorito in cui parla degli ingredienti, quindi prendi le due, tre cipolle, via, un po' come erano i testi dei madrigali del 500. Quindi abbiamo messo le erbe aromatiche. Sì, senza bruciarle, andiamo subito a mettere sedano, carota. Che bello, quando sono tutte già pronte. È bello che quando si vedono... Cipolla. Allora, voi vedete ovviamente gli chef, tra cui anche i nostri, in televisione che cucino, le hanno tutto già pronto. Non lo dici, vabbè, ci metto 2 secondi a fare questa ricetta. In realtà poi bisogna prepararle tutte. Ma no, in realtà cose. È perché è la cosa più lunga, però adesso devo tagliare tutte le altre verdure. Adesso tolgo l'aglio, come ci eravamo detti. Aggiungo subito un pochino di acqua per evitare che mi si bruci la verdura, sì, e li lascio appassire un pochino. Ecco, adesso sì, calmati, stai tranquilla, stai serena. Serena, smetti di parlare con le pentole, ti prego. No, sto parlando con il contenuto della pentola. Ok, no, perché c'è gente che parla con le piante, con i pesci rossi, tu parli con le pentole. Quindi, adesso inizio, come dice, alla mano a tagliare quello che manca. Allora, la cipolla l'abbiamo già messa, la carota l'abbiamo già messa, il sedano l'abbiamo già messo. Andiamo con il cavolo cappuccio. Poi andremo con le nostre biette, il cavolo nero e i pomodori. Perfetto. Intanto io vado avanti a tagliare un pochino. Senti una cosa, cavolo cappuccio è il bello del, come dicevi tu, no? Stimolare tutti e 5 i sensi quando si cucina. In questo caso la scelta di quello rosso è solo per il colore o anche per gusto? Ma in realtà va bene qualsiasi cavolo, diciamo che dal contadino in questo, cioè potete anche trovare quelli colorati, vi faccio vedere che potete anche inserirli colorati. Nel senso che lì c'è il colore, quindi si va ad arricchire ancora di più. Sì, potrebbe essere più il mio tocco di colore, visto che vesto sempre in nero. No, cioè, va bene. Allora, il ribollita, detta anche zuppa toscana di magro dei contadini, detta anche zuppa di recupero. Praticamente da cosa nasce questa cosa? Insomma, molti di voi lo sapranno, è una zuppa di avanzi vari, insomma avanzi magari dei pasti della settimana che vengono ribolliti e ricreato un piatto
che abbia comunque una consistenza di identità. Però ci sono delle origini, perché il prima di tutto, quando si parla di una zuppa di magro, comunque un cibo povero, era legato anche alla religione. Per esempio, il periodo di Quaresima, il venerdì non si poteva, non si può mangiare carne, si dovrebbe mangiare pesce o comunque mangiare di magro, ma le famiglie povere ovviamente non avevano magari né carne né pesce e quindi andavano a mangiare la verdura unita al pane, e quindi se ne creava tantissima e poi veniva ribollita in modo da poterla finire. Quindi questa è un'origine. Un'altra invece era, per esempio, i signori feudatari toscani o comunque le grandi famiglie mangiavano benissimo, mangiavano carne, cacciagione e via, e avanzavano tantissimo pane, perché venivano create queste focacce da accompagnare alla carne, ma loro mangiavano carne, le focacce molto spesso non venivano consumate, allora venivano mandate al piano di sotto, ovviamente dove c'era la servitù che mangiava dopo, e quindi questo pane veniva usato per preparare il pasto della servitù. Cambio coltello perché quell'altro non andava. Ma no, prima devo tagliare un po' la parte più dura con il disseghettato e poi mi faccio un po' la mia cubettata di pomodoro con quello normale. E praticamente, concludendo velocemente, loro cosa dicevano? Abbiamo il pane, aggiungiamoci queste verdure che erano già pronte, e quindi più pane c'era, più la ribollita era sostanziosa e quindi veniva consumata. Sì, è un po' come per noi, insomma, che c'era tanto mais, tanta polenta, e quindi più si mangiava più polenta che poi condimento dentro. E adesso mi do una pulita al tagliere e comincio. Dove vado? Allora, volevo mettere la patata per ultima, perché la taglierò a cubetti piccoli, siccome ha comunque necessità necessita di una cottura, insomma, un po' lunga. Nel momento in cui andrò a mettere la patata, quando è pronta la patata è pronto tutto, quindi la metto per ultima, okay, perché la taglierò a cubetti piccoli. Per il resto invece c'è bisogno di un ordine preciso? No. Ah, ma vedi che ce l'avevo qua nascosto nell'erbario. E no, in realtà comunque abbiamo il cavolo nero, che quando lo taglio te lo dico, perché così ti faccio vedere la parte coriacea come facciamo a toglierla. Mentre adesso sto tagliando la bieta. Da beta possiamo andare anche avanti e mettere anche un po' della parte coriacea, eventualmente, insomma, se dovete fare un altro piatto, buttate tutto nel brodo. E questa è la filosofia sempre del... Ma senti una cosa, a proposito di piatti di recupero. A me piace tenere comunque queste verdure un po' lunghe, che poi faranno un po'... cioè, non saranno tutte spezzettate dentro... Le vedremo tipo filetti, no? Insomma, sarà una cosa... Cioè che la foglia, si vede che era una foglia, sì. Il cubetto anche per la masticazione dà un altro effetto. Sì, insomma, che sennò non sia dall'idea del passato, no? Pappa, ecco. Come? Dall'idea del passato di verdure, se no invece così ognuna mantiene la sua identità. Senti una cosa, ma tu hai un piatto tuo di recupero, cioè tipico di casa tua o delle tue abitudini, quando devi... No, sto pensando a mio marito che se guarda questa puntata si mette a ridere. E perché? Scusa, perché adesso... secondo te io quanto cucino a casa? No, scherzo, cucino, ma poi facendolo di lavoro a volte capita che cucino poco, cucino molto per gli altri, però quando sono rilassata e ho più tempo, allora diciamo lo svuota frigo. A noi piace preparare sempre del riso aromatico italiano. Spadellato poi con i risi colorati con le varie verdure avanzate, eccetera. Ecco, vedi, quindi c'è il... Oppure andiamo di insalatone. Perché ecco, ogni famiglia ha il proprio piatto di recupero, no? C'è il, che ne so, una zuppa ben precisa. Perché io non mi metto a fare cose complesse, perché insomma, capitemi, ecco, le faccio tutti i giorni, allora a casa, allora mio marito adesso riderebbe alla grande. Tutti lo invidiano, chissà come mangi Eugenio, bene. Meraviglioso. Allora, del cavolo nero, ovviamente. Allora, del cavolo nero andiamo a recuperare un pochino le foglioline in questa maniera qua. Vi ripeto, non buttate via niente, perché comunque il resto, per esempio, potete farlo bollire. In realtà nella ribollita potremmo mettere anche tutta questa parte qua, sarebbe anche la parte poi croccante. Quindi guarda, ti dico, la mettiamo, perché poi avrà lo stesso tempo di cottura, non tantissima comunque, però ecco, quello intendevo. E avrà lo stesso tempo di cottura delle patate,
tu ti chiederai, ma Serena non ci sta più niente, ma tranquilli, poi ricopriremo d'acqua e faremo bollire, come dicevo. Quindi tutto questo tu stai lavorando a fuoco lentissimo. Sì, adesso perché sto inserendo tutti gli ingredienti. Adesso vado a mettere i miei fagioli interi e poi faccio un passaggio in più e vado a frullare i fagioli. Vedi che me li sono divisi in due ciotoline. Sì. Vado a frullare una metà fagioli interi e metà frullati, così daranno cremosità all'interno. Ok, ma in tutto questo poi andremo a scoprire come tu utilizzerai il pane, perché sì. Che poi si sa, insomma, immaginate le ricette toscane. Adesso mentre tu frulli i fagioli, immaginate quante ricette di tutta Italia, credo, però visto che siamo in Toscana, pensiamo a quante ricette vengono create. Vai, con il pane raffermo o col pane avanzato, immaginate la panzanella d'estate, no? Oppure in questo caso la ribollita, crostoni, crostini, quindi il pane avanzato, mai buttarlo, perché comunque si può anche fare la dadolata, che ne so, con un po' d'olio, un po' di spezie, in pentola la si aggiunge a una zuppa, una vellutata, quindi è sempre un ingrediente ottimo da utilizzare. Ma che bella crema! Sì, ho aggiunto un po' di acqua perché tanto dopo dobbiamo andare a coprire il tutto, quindi andiamo a mettere i nostri la crema di fagioli. Poi cosa mi manca? La patata. Ecco quella. Adesso voglio vedere quanto grande viene tagliata la... In questo caso intanto diamo un po' delle indicazioni di cottura, perché tu adesso andrai... Una mezz'oretta. Tu andrai a aggiungere quanta acqua? A coprire il tutto con l'acqua. Quindi copriremo tutto con l'acqua, aggiungeremo adesso ovviamente la patata e andrà a fuoco lento, no? Sì, coperta proprio, deve bollire, quindi okay. Non proprio a fuoco lentissimo. Bollire per una quarantina di minuti. Sì, una trentina di minuti. Adesso ti faccio vedere, perché in realtà chiaramente io l'ho già preparata e ce l'ho già, diciamo, cotta, ecco, perché do una sciacquata. Ok, l'unica cosa che mi manca è il pane. Perché ci devo ancora arrivare. Hai una fretta, guarda, Leonardo. Allora, e ti ho beccato l'unica patata. Ok. Va bene, è sempre un terno all'otto. Allora, fammi vedere quanto grande tagli le patate, che poi diamo la linea a Alberto Piovan per la corretta alimentazione, la nostra rubrica sul benessere. Eccolo lì. Così. Questi piccoli dadini che si cuoceranno in velocità. Allora, linea a Alberto Piovan, ovviamente andiamo nel salottino della corretta alimentazione. Torniamo a parlare di forma fisica. Caro Alberto Piovan, sei sempre il benvenuto qui a Due Chiacchiere in Cucina. Noi siamo sempre molto felici. Grazie, Leo. Diciamo così, dei tuoi consigli, anche insomma, il tuo modo di chiarire molto bene le cose. Parliamo un attimo di diete, ok? Sì. Molti nutrizionisti, molte persone che seguono ovviamente coloro che vogliono perdere peso in modo controllato, abbinano al piano alimentare anche i famosi 10.000 passi. Allora, di cosa si tratta? Sì, hai detto giusto, generalmente quando le persone si rivolgono ad un nutrizionista o a un dietista, quindi un dietologo, si nota con estrema facilità che appunto al piano nutrizionale viene sempre consigliato di svolgere questi famosi 10.000 passi giornalieri. Ecco, questo è il requisito, dal mio punto di vista, essenziale per una corretta perdita di peso nel caso in cui la persona in questione non abbia possibilità di fare un'attività sportiva. Allora, sottolineiamolo, 10.000 passi giornalieri. Sarebbe meglio giornalieri, certo. O diciamo che chi non ha possibilità di farli giornalieri, quantomeno che riesca a farle più volte possibile all'interno della settimana. Ma per un semplice fatto, allora, mettiamoci nella condizione di magari un soggetto che deve perdere 20 o 30 kg, quindi è in forte sovrappeso, quindi parliamo addirittura di stati di obesità.
Da questo punto di vista, le articolazioni, proprio per questo eccesso di peso nel corpo, vengono messe quotidianamente a dura prova. Quindi anche lì l'approccio all'attività fisica deve essere consigliato, magari scegliendo attività che appunto tendano ad annullare il peso corporeo. Il nuoto, ad esempio, con l'acqua, certo. La bicicletta, ok? La camminata e quindi questi famosi 10.000 passi in realtà permette di fare un discreto sforzo fisico, ma soprattutto di non attraversare quella che magari è la soglia aerobica, ma rimanere in soglia anaerobica, quindi i nostri battiti un pochino più bassi, il che ci permette di consumare le calorie necessarie che, sottraendole a quelle che l'alimentazione prevede, ci permettono di consumare i chili di troppo, quindi il grasso corporeo. Ma come sono spendibili questi 10.000 passi? Cioè, nel senso, come devono essere esauriti tutti insieme? Si può calcolare anche il passo per fare il corridoio di casa, per esempio? Sì, allora, io consiglio sempre la costanza. In che senso? Consiglio sempre ai miei clienti di munirsi magari di un cronometro piuttosto che lo smartphone per ascoltarsi la musica finché vanno, certo, magari a fare una camminata, e di proprio programmare un timer. Camminare per mezz'ora. Arrivata alla mezz'ora, via, girarsi di 180 gradi e tornare all'abitazione. Okay. Questo all'incirca, dopo dipende dalla lunghezza del passo, certo, della velocità, certo, e via dicendo, però un'ora, diciamo, è già molto molto vicina alla soglia dei 10.000 passi. Quindi non vale il discorso, no, ma io dalla scrivania mi alzo 1.000 volte per andare alla fotocopiatrice e tornare assolutamente no, perché questo è già la tua condizione giornaliera di X passi. Ma teniamo presente che se la tua forma fisica è così, nonostante quello, significa che i passi che svolgi non sono sufficienti. E qui ci ha detto la verità. Niente, lo chiamiamo per questo, per farci dire la verità. Grazie Alberto Piovani, grazie, torniamo in cucina. Noi stiamo andando avanti con la ribollita, questa è quella che avevamo preparato prima, questa è quella che ha già bollito per 30 minuti, okay, 35 minuti. Ok, adesso andiamo a preparare la nostra stratificazione con il pane, sì, come ti dicevo prima. Quindi mettiamo la ribollita sul fondo, sì, poi mettiamo il nostro strato di pane, ok. Che si assorbirà tutto il sughetto. Bravissimo, poi andiamo a coprire di nuovo con la ribollita, guarda. Poi mettiamo un altro strato di pane. Bello guardare, ah? Sì, è molto, okay, bello. E poi ovviamente la faremo. Perché... E poi adesso andiamo a mettere un altro strato e va riposata questa, sì, per un giorno, una notte, dai. Una notte. Poi... Il frigo. E poi io questa, cos'è? Questa è quella che ha riposato un giorno ed è ribollita. Cosa vuol dire per riscaldata? Perché chiaramente è un piatto che va mangiato caldo. Allora diciamolo che l'abbiamo riscaldata in forno perché ovviamente ci vorrebbe la pentola di ghisa. Bravissimo. Ma non tutti ce l'hanno la pentola in ghisa e quindi si può fare anche al forno. Quindi questo è l'effetto dopo il... Ma che bello, possiamo far mangiare 27 persone. Adesso invece vediamo quale vino possiamo abbinare a questo piatto, quindi sentiamo i sommelier di Ice Veneto. Eccoci qui, siamo all'angolo sommelier e sono qui con Graziano che mi ha seguito per tutta la settimana. E eccoci ancora a cercare di proporre l'adeguato vino al piatto che tu hai preparato. Oggi sono andata in Toscana e ho fatto un classico, la ribollita. L'abbinamento forse non è perfetto con la ribollita, però mi sembrava doveroso. Sì. Proporre un Sangiovese, quindi un Chianti classico in questo caso, con un vino altrettanto tipico di questo territorio, quindi Sangiovese, e per questo Chianti classico siamo a Lamole, che è una collina intrisa di storia nel comune di Greve in Chianti, è un Chianti classico. Il Maggiolo, quindi Maggio e Giaggiolo sono i due nomi che assieme compongono il nome di questo vino, che al naso parla proprio di Giaggiolo, questo
fiore bellissimo che in maggio esplode nei suoi profumi, unito alla, alla viola, ed è proprio tipico del, del Sangiovese. In bocca tutta la nobiltà, l'eleganza di questo grande vino famoso in tutto il mondo, uno dei, più, dei vini rossi tra i più conosciuti al mondo, come la ribollita, è l'immagine di quello che è la Toscana, quindi assieme ci stanno sicuramente molto molto bene. Guarda, più, dico, più per territorio che per abbinamento ma specifico. Ti dico che in realtà aggiungendo magari una salsiccia, qualcosa, potremmo, però poi io sono nata in maggio, quindi diciamo che l'omaggio è la ribollita, ah, anche ecco. A me, e quindi ci sta benissimo. Il maggiolo. E anche questo gusto deciso, questa punta di acidità mi piace, secondo me bilancia invece molto bene. Quindi grazie. Io credo dovresti però consultare il nostro sito www.wiceveneto perché potresti fare la docente nei nostri corsi a questo punto. Oddio, prima dovrei farli, dai. Cin cin! Eccoci tornati a Due Chiacchiere in Cucina con Semorandi, la nostra sera. Serena, che c'è? Devo fare gli ignudi, ho già freddo. No. Oggi. Scusa. Ta-da! Sembrava proprio il, hai presente il, i locali dove fanno, raccontano le barzellette in America con la batteria. Allora, continuiamo nel nostro filone Toscana, quindi piatti tipici della Toscana. Cucina povera, ovviamente con popolare in questo caso, e andremo da, passiamo dalla ribollita agli ignudi, altro piatto buonissimo veramente, ma questo è un po' più difficile da, da preparare. Allora cominciamo con gli ingredienti, saranno degli ignudi con asiago DOP, quindi ci serviranno 300 g di spinaci, 125 g di ricotta di pecora, 125 g di asiago fresco, 50 g di parmigiano, un uovo, farina, noce moscata, sale, pepe, una noce di burro e salvia. Questi sono gli ingredienti che ci occorrono buoni, gli ignudi sono meravigliosi. E poi gli ignudi, parlando insomma in modo semplice, alla fine sono il ripieno dei ravioli. Ah, pensavo dicessi, ma non si vergognano. No, gli ignudi. Perché ignudi? Perché proprio non hanno la pasta intorno. Assolutamente. No? Allora, io devo farmi un po' di spazio e prendo i miei spinaci e vado subito a sbollentarli in acqua salata. Guarda, faccio così a farmi spazio. Ma per fortuna che non sei andata proprio col braccio. Ok, apro i miei spinaci che ho portato da casa. Certo. E li vado a mettere subito in acqua salata a sbollentarli. Proprio, insomma, il tempo per cuocerli e poi l'importante è strizzarli bene. Okay. Quindi adesso contiamo un paio di minuti proprio per dargli una cottura. Perché, anche questi... perché è veloce, veloce. Sì, 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 sì. E poi andiamo, iniziamo col lavoro dello, li strizziamo. Sì. Poi li tagliamo, sminuzziamo e li asciughiamo ancora. Mentre adesso vado a lavorarmi un pochino l'asiago. Adesso questo in tutto il suo splendore, io me ne sono già presa la parte che mi serviva misurata. E questo è un asiago giovane con una caratteristica importante anche per chi magari segue un'alimentazione vegetariana, perché a differenza di altri formaggi è fatto con un caglio vegetale. Okay. E quindi diciamo è veg friendly. È praticamente un caglio che deriva dal cardo, e questo è il... Quando sentite parlare di caglio vegetale vuol dire che si tratta proprio di questo tipo di caglio derivante dal cardo. Allora, l'asiago poi ci servirà dove? Allora, adesso noi, come dicevi bene, prepariamo praticamente un ripieno di un raviolo. Quindi va all'interno del ripieno, insieme alla ricotta, all'uovo e al formaggio. La farina mi serve poi per stenderli. Io lo taglio a cubettini e poi vado a fare una cosa un po' sbrigativa, ma che mi aiuta ad avere una consistenza che mi piace di più. Invece di grattugiarlo lo vado a frullare un pochino, quindi mi... però bisogna stare un po' attenti perché essendo giovane che non otteniamo un risultato troppo che si incolla. Adesso ti allora, noi ti seguiamo in questo procedimento perché è importante anche capire che molto spesso parlare delle consistenze o dei metodi di lavorazione di certi ingredienti può essere sì chiaro, però finché non si vede magari è un po' difficile da memorizzare.
Quindi vediamo un po', ci ancora siamo? Ancora un pochino, ancora un po'? Ma vedete che lo faccio intervallato. Ecco qua, questo è il risultato. Ah, okay. Quindi quasi così granuloso. Così senza grattugiarlo, no? sì. Lo metto poi all'interno del mio ripieno. Adesso faccio una cosa veloce, vado subito a scolare i miei spinaci. Teniamo qua l'asiago bello, poi ha un profumo anche. Quindi... vabbè ragazzi. Ecco. Tanta fame, diciamo. In Italia ci sono delle cose buonissime, non c'è niente da fare. Allora, tra l'altro, l'asiago è un po', diciamo così, un'aggiunta, una personalizzazione nella ricetta classica degli gnudi, che vede proprio quella antica, quella tradizionale, che vede proprio la presenza di spinaci, ricotta, di pecorino o parmigiano sapientemente dosati e l'uovo, no? Come potete vedere. La cosa curiosa è che molto spesso non si trovavano gli spinaci, insomma, dipendeva anche dalla zona, stagione, dalla stagione. Sì. Quindi molto spesso nelle cascine maremmane andavano a sostituire gli spinaci o con della bietola o con delle erbe di campo che comunque davano un sacco di... Sì, ecco, noi prima abbiamo preparato la ribollita, quindi diciamo volendo... Se uno magari fa la spesa e vuole preparare proprio queste due ricette, come abbiamo fatto oggi, fa meno di prendere gli spinaci, usa le erbette che ha utilizzato nella ribollita, se ne tiene un pochino e quindi è a posto. Allora adesso mi pulisco un pochino l'acqua velocemente, perché noi non buttiamo via niente, la spegniamo, la teniamo bassina e la useremo poi per bollire direttamente gli gnudi. Senti una cosa, cosa che sento spesso dire, eccolo. In questo caso gli spinaci andranno asciugati? Eh sì, te l'ho detto due volte. Ah no, io non ti ascolto. Lo ammetto. Ok, adesso non ti ascolto. Non mi ascolta, no, adesso avete la prova anche voi, vero? Ok, magari non mi ascoltavano neanche da casa. È una sfida con me stesso, perché è impossibile non ascoltarti. Allora, diciamo che magari sì, a forza di parlare ti ubriaco con le parole, comunque ti ho beccato in castagna. Allora, adesso andiamo ad asciugarli per bene, vedete che non butto via l'acqua di cottura. Andiamo proprio a strizzarli così, con abbastanza vigore e potenza, perché questa è la parte più importante, perché se sono troppo umidi no, la pasta diventa troppo molliccia, sarà difficile sì. Proprio da lavorare. Ma più che altro poi siccome vanno cotti così, quindi dovranno reggersi da soli, ecco. Cioè in realtà il segreto è l'uovo qua che li regge, perché non c'è farina, non c'è niente. Tra l'altro è la cosa che gli gnudi alla fine non tantissime persone li conoscono, perché non si possono trovare al supermercato, anche perché hanno una deperibilità molto veloce, quindi molto spesso si possono trovare o nei negozi che vendono pasta fresca proprio, oppure anche in qualche gastronomia. Allora, o botteghe adesso mi preparo la mia bowl. Sei pronto? Ti ho tirato fuori un lenzuolo? Sì, perché adesso devo asciugare per bene. Ah, ma quindi vanno asciugati gli spinaci? Scusate, chiamo l'aiuto da casa. Le linee sono interrotte. Certo che se dovessimo fare un quiz non saresti la persona adatta tu, perché non ti ricordi neanche qual è la domanda, secondo me. Vabbè, comunque, vabbè. Vabbè, in questi giorni mi hai messo alla prova, dai. Sì, è vero, è vero. Allora, li asciughiamo un pochino così. Sono 8000 gradi, sembra così piacevole la cosa, ma in realtà... E, insomma, evitando che rimanga attaccata della carta. Adesso facciamo una cosa di questo tipo. Siccome vanno sminuzzati tutti, sì. E sono sempre 8000 gradi, andiamo a sminuzzarli. È una prova di resistenza. Sono vai, abituata. Serena. Ah. Andiamo a sminuzzarli con il coltello, così perdono ancora acqua. Continuiamo a fare questo passaggio. Adesso voi lo troverete ripetitivo, però ripeto, è il passaggio fondamentale. Cioè strizzare. Quindi gli gnudi, a base, ricordate le parole d'ordine, strizzare gli spinaci. Ecco, vedete che perdono ancora libera. Un po' di acqua. Adesso facciamo l'ultimo passaggio con la carta e poi siamo pronti per impastare. Sono sempre forse 7500 gradi in questo momento, ma si sa che noi cuochi abbiamo le mani d'amianto, dicono. Sì, o comunque...
arrivano dopo un po', con un po' di pratica. Tra l'altro la cosa bella è che l'origine della parola gnudi è collegata inevitabilmente all'origine dei ravioli, perché ovviamente si trattava di ravioli senza il ripieno, cioè senza la pasta, e quindi la loro diffusione e la loro diciamo così, lo sviluppo di questo piatto all'interno delle tradizioni italiane ha avuto veramente molto seguito, perché si parla proprio di tutta una diffusione della Toscana, la Liguria, a tutta l'Italia nord-occidentale, e quindi partono dalla Toscana ma poi hanno avuto varie rielaborazioni in tutta l'Italia. Diciamo che ci siamo, poi incrociamo le dita. Allora, sono caldi, quindi adesso andiamo un po' ad amalgamarli con il nostro formaggio, così li raffreddiamo un pochino senza far sciogliere il formaggio. L'uovo lo metto per ultimo, perché se lo metto con questo calore rischio di far cuocere l'uovo ed è un problema. Comunque voi ovviamente a casa, se avete sicuramente più tempo di noi con i tempi televisivi, e quindi potete farli raffreddare con calma prima di utilizzarli e poi andare a... Parmigiano. Questo serve per asciugare, quindi volendo, se uno vuole, che ne so, assaporare solo l'asiago, o magari dice ho preso un formaggio col caglio vegetale, allora voglio rispettare un po' tutto, metto il pan grattato, per esempio. Al posto del parmigiano. Sì. Adesso vado a mettere la ricotta, e anche questa gli faccio un passaggio nella carta, perché deve essere ben asciutta. Oggi va di carta. Ecco, l'asciughiamo un pochino. Se no, dalla regia, se ci vogliono portare un phon. Ma cosa c'è? È quando si vogliono asciugare le cose di fretta, no? Ho capito io, però... L'asciughiamo un pochino, sì, dai, ben asciutta. Adesso tra un po' inseriremo le mani all'interno dell'impasto. E si comincerà ad impastare. Mettiamo la nostra noce moscata. Queste cose io... Tra l'altro, nell'origine del... degli gnudi, collegata a quella dei ravioli, c'è anche chi sostiene che non siano, adesso ovviamente le persone che toscane diranno hai detto un'eresia, però secondo alcuni, insomma ci sono delle fonti che dicono che l'origine del raviolo e degli gnudi di conseguenza non sia toscana ma sia genovese, o della provincia di Genova, perché ci fu un cuoco di nome Ravioli che poi inventò secondo questa fonte questo piatto. Andiamo a mettere il nostro uovo, sbattiamo un pochino prima di metterlo, così non dobbiamo mescolarlo troppo quando è dentro, che sarà comunque quello che ci aiuterà durante la cottura. Sto schizzando impasto dappertutto. Vai sere che il tempo è poco. Entriamo in modalità gara, allora la nostra Serena sta mescolando l'impasto degli gnudi. Mettiamo un po' di farina. Io ci vedo un po' il... No, io sotto pressione non do il meglio di me, sì, comunque. Sì, sì. No, però non amo le competizioni. Infatti io e i miei colleghi di Due Chiacchiere ci amiamo tantissimo e andiamo molto d'accordo. Allora, andiamo a formare le nostre knel, i nostri gnudi. Adesso sono un po' emozionata, però penso che ce la possiamo fare. Oh, hanno anche una bella consistenza. Vedi? Sono degli gnudoni, questi. Vergognatevi. Beh, voglio dire, una porzione di questi almeno me bastano 3 o 4. Che credo. Poi in Toscana sarebbero gli gnudi. Ecco, vabbè. Ringraziamo il collegamento direttamente con Firenze. Allora, io vado avanti. Poi questi vanno cotti in acqua bollente salata, che è quella che abbiamo già pronta, e spadellati con il burro e la sabbia. Facciamo vedere la semplicità di fare una knel. Eccola lì. Sotto pressione. Diamo l'ultima, qua. Eccola lì, facciamo vedere l'ultima, mentre noi invece andiamo un attimo in pubblicità e dopo torniamo e vi faremo vedere il nostro piatto finito. Continuiamo, ce li abbiamo già in padella gli gnudi, perché li abbiamo cotti nel frattempo, no? Allora, li ho cotti nell'acqua dove ho bollito gli spinaci, adesso li ho spadellati appena
per un paio di minuti nell'acqua a tempo che l'uovo si coaguli, e adesso vado ad impiattarli nel piatto. Allora, quindi burro e salvia, ecco, nella padella. Qua andiamo a mettere i nostri gnudi vergognosi. No, c'entra, poveri, voglio dire, brutti gnudi. Ma no, ma non si dice la parte più buona, voglio dire, tra spinaci, ricotta, poi con l'asiago dopo, buonissimo. No, io li ho assaggiati prima e aspetta che ci metto una, così proprio con le mani, brutalmente, ecco, la mia fogliolina di salvia e io direi un filo d'olio e poi siamo a posto. E questi sono gli gnudi crudi e gli gnudi cotti. È vero, perché ci sono quelli pronti per essere cotti e soprattutto con il nostro perché... asiago, come detto prima. Il nostro asiago. Senti una cosa, giovane. Mi viene da capire che è molto importante il momento della preparazione della knel, in questo caso della pressatura, perché altrimenti poi in acqua si Ma no, bisogna sbollentarli poco perché l'uovo si deve coagulare, deve tenere fuori. Tutto unito, poi sì. Perfetto. Perché alla fine dobbiamo cuocere solo quello perché il resto era cotto. Allora, noi diamo la parola nuovamente al nostro Graziano, sommelier di Ice Veneto, per quanto riguarda l'abbinamento col vino, e poi torniamo in cucina. Eccoci qui con l'abbinamento vini. Graziano, vuoi che concludiamo in bellezza? Ti dico cosa ho fatto? Sei curioso? Pendo dalle tue labbra. Allora, ho fatto gli gnudi con l'asiago DOP. Gnudi? Gli gnudi, quelli svergognati. No, invece in realtà sono il ripieno del raviolo e quindi... una versione, insomma, che è questa toscana. L'ho visto, erano del Canel, che poi sì. Passato velocemente anche in padella. Quindi la nota vegetale, dagli spinaci, e poi c'è questa nota un po' di leggera grassezza e di tendenza dolce dato dall'asiago DOP, in questo caso fresco, giovane, sì, quindi sì. Che si scioglie magnificamente e lega assieme questi gnudi. Siamo sui Colli Euganei, l'azienda... Le Volpi è forse l'azienda più grande di questo territorio, 95 ettari a vigneto, quindi l'azienda privata più grande di Colli Euganei. In questo caso hanno messo assieme in un taglio Sauvignon, Manzoni, che danno queste note di aromaticità. Poi non bastava, ci hanno aggiunto anche del Moscato, quindi un vino che al naso esplode in una componente di aromaticità importantissima, e poi in bocca invece è equilibratissimo, con una gradazione alcolica abbastanza contenuta, 12 gradi e mezzo, ha una grandissima morbidezza in bocca. Ecco che quella nota un po' vivace data dall'asiago DOP fresco, ben sì, contenuta da questa morbidezza del vino, e poi la nota aromatica lega quella nota vegetale che esce dal anche un po' di movimento dentro, una leggera... È data dalla bella freschezza e acidità che ha, non c'è carbonica in questo vino, però buonissimo. Sembra molto vivace in bocca. Veramente. Allora, non ci resta che dire cin cin. E venite a trovarci sul nostro sito di Venezia. Siamo arrivati alla chiusura del nostro programma, della nostra puntata, delle due chiacchiere in cucina di oggi, insieme a Scemorandi, la nostra Serena Codognola, con le tue creature toscane qua davanti, no? Allora, io chiedo scusa chiaramente ai toscani, però ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo dato anche un'idea di quello che possono essere delle ricette che poi ci ricordano, la ribollita mi ricorda il minestrone della sì, nonna arricchito col pane toscano, lo gnudo mi ricorda un canederlo venuto male. Ma perché? Ma non dire scherzo. Queste cose, sono diversi. Comunque. No, è perché con molta umiltà, insomma, io ci ho provato, però l'assaggio non era male. Non era male, assolutamente no, erano proprio buoni entrambi i piatti, quindi noi vi salutiamo. Cara Scemorandi, grazie di queste idee. Allora, ci rivediamo tra poco. Ci rivediamo anche noi la prossima puntata. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Non ballare, non cantare. Ciao, tranquilla. Ciao, ciao, è stato bello così.